Tommaso ha avuto una crisi dopo la puntata, al punto da arrivare a voler abbandonare la trasmissione. Il Geffino si è diretto verso la prima porta rossa, mentre Pierpaolo ha provato a fermarlo dicendogli: "Che fai?". Alla scena hanno assistito anche Stefania e Zelletta, che hanno tentato di far cambiare idea a Zorzi. L'Orlando ha ricordato a Tommaso che la volta precedente era stato proprio lui a fermarla e a non farle commettere l'errore di uscire dal GF VIP. L'ex tronista di Uomini e Donne, invece, si è messo davanti alla prima porta rossa, dicendo all'influencer milanese: "Tu no, non te ne vai, io non ti faccio andare via". Nonostante i tre coinquilini abbiano provato a dissuadere il concorrente, Zorzi è riuscito a superare il primo varco. Tommaso si è diretto verso l'uscita, ma la produzione ha bloccato la porta rossa che, se varcata, comporterebbe la squalifica immediata dal Grande Fratello VIP. Zorzi ha provato a muovere la maniglia, ma si è accorto di non poter andare via. Stefania Orlando ha detto all'influencer: "Amore, non facciamo stupidaggini". Tommaso ha risposto alla conduttrice che la sua intenzione era quella di lasciare la casa più spiata d'Italia e ha detto alla coinquilina: "Stefania, ti prego, mi devi far uscire". Andrea Zelletta è rimasto al fianco dell'ex protagonista di Riccanza e della showgirl, mandando via Pierpaolo Pretelli. Tommaso, resosi conto che la porta era ancora bloccata, ha esclamato: "Mi devono fare uscire, non possono chiudere la porta". Stefania ha replicato all'amico, facendogli capire che stava commettendo un errore. Invece possono. Zorzi ha continuato a sostenere di voler uscire dalla casa di Cinecittà e, non riuscendo a calmare il suo stato d'animo, Orlando gli ha detto: "Allora mi metto una cosa io ed esco con te". Al momento, nessuno dei due Geffini ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP. Non resta che attendere per sapere cosa succederà nelle prossime ore, per capire se Tommaso Zorzi e Stefania Orlando varcheranno la porta rossa.